Ci ha dato tante volte nelle letture che abbiamo fatto, sia quelle della sera, anche alla televisione, sui suoi libri, su una persona che sta riportando, ridando forza ai valori cristiani dell'Europa. Questo è un po' l'impegno, il messaggio che anche come partito cerchiamo di riproporre alle nuove generazioni. E qui a Prato siete in una zona particolarmente sensibile al discorso economico. Noi ne usciremo con una concezione diversa del modello di sviluppo economico, dove probabilmente saremo portati a ridefinire in modo più sobrio la nostra concezione dell'economia e della vita stessa, dove probabilmente non sarà più possibile ad una famiglia che ha 4 membri di possedere 4 automobili ed 8 cellulari. Passati una lunga discussione quando si è parlato della nuova Costituzione dell'Unione Europea sull'includere o meno la dizione valori giudaico-cristiani all'interno della Costituzione. L'Unione Europea viene vista spesso come un'entità senza anima, basata appunto soltanto su criteri economici, tecnici. Quindi cosa c'è da cambiare per trasformare l'Europa, questa entità astratta e lontana dai cittadini, in qualcosa di vivo? E quello che hai appena detto, bisogna dare un'anima all'Europa. Dare un'anima all'Europa partendo dal riconoscimento della verità storica delle radici cristiane dell'Europa, affermando questa verità storica, valorizzandola, difendendola, perché se uno non ha delle radici non può proiettarsi in modo da avere la certezza della rotta da seguire, che corrisponde alla certezza di valori che si hanno dentro, e non può avere la certezza del punto d'approdo, che corrisponde alla assenza di certezza dell'identità. Quello che è accaduto a Milano e anche a Bologna lo scorso 3 gennaio, l'occupazione di Piazza del Duomo, antistante il simbolo della cristianità, il Duomo di Milano, e l'occupazione di Piazza Maggiore di fronte alla Basilica di San Petronio a Bologna da parte di migliaia di islamici che hanno commesso un arbitrio, hanno violato la legge. A Milano hanno forzato un posto di blocco ferendo 4 agenti di polizia, hanno dato alle fiamme delle bandiere israeliane, e sono tutti reati per il nostro codice. Ma tutto ciò lo hanno fatto nella certezza della loro impunità. Ed effettivamente non sono stati sanzionati. A Milano la procura non si è mossa per niente, nonostante l'obbligatorietà dell'azione penale. Siamo noi che siamo dormienti più che l'essere loro particolarmente attivi. E questo vale anche per il discorso economico. Ci siamo lasciati andare. L'11 di gennaio mi sono trovato, era una domenica, mi sono trovato
a pregare, a seguire la Santa Messa nel Duomo di Milano. Era la messa delle ore 9:30. Faceva molto freddo e questo può senz'altro, come dire, giustificare il fatto che non ci fosse tantissima gente. Ma quello che mi ha sconcertato è che non c'era quasi nessuno nel Duomo. Un Duomo che può accogliere migliaia di persone, ce n'erano al massimo un centinaio, volendo esagerare. In quel momento io ho compreso che c'è un rapporto di interdipendenza tra il Duomo vuoto dentro e piazza del Duomo piena di islamici. Ho compreso che se il Duomo dentro fosse stato pieno, quella piazza non sarebbe stata occupata dagli islamici. Cioè questo è il concetto di fondo. Cioè solo se noi siamo forti dentro potremo assicurare che gli altri siano rispettosi di leggi e di regole. Viviamo in un contesto dove il nesso tra la conoscenza che porta alla verità, i valori che portano al bene comune, l'azione che corrisponde all'interesse generale, o mancano o non sono raccordati in modo armonioso. Di qui la necessità di un processo formativo che ricostruisca in noi questa realtà di armonia e che ci renda protagonisti autentici di verità e di libertà, dei testimoni di quella fede e di quella ragione che si conciliano e costruttori appunto di una civiltà dove i valori e le regole valgano per tutti.